Buonasera a tutti, io sono Cesare Meneghetti, chiamo qua da San Paolo in Brasile. Io sono molto felice in essere qui, anche se in questa maniera un po' liquida o gasosa, direi, virtuale, che è perché questo libro che dobbiamo presentare, Inclusion Exclusion, è un lavoro tra i più belli e importanti che ho fatto ultimamente, insieme a 64 persone che frequentano i laboratori d'arte della comunità di Sant'Egidio. È stato in verità un lavoro voluto da questi artisti. Come noi soffriamo una specie di simbiosi, questo processo di inclusion exclusion, di certe tematiche che sono le stesse di quella del mio lavoro solo che del loro lavoro. Perciò ci siamo trovati molto bene anche a collaborare, a curare, a realizzare insieme una delle mostre più visitate di Roma di quest'anno. Mi hanno detto intorno a 20.000 persone. 20.000 persone che non sono il pubblico dell'arte, sono persone di tutto il mondo, sono persone di vari backgrounds culturali, esistenziali, umani. Questo mi ha fatto veramente piacere e sono super grato a tutti quelli che hanno reso questo possibile, sia della comunità, sia dal nostro comitato scientifico, sia dei musei romani, del Polo Museale del Lazio, dell'editore Maretti che ha pubblicato questo bellissimo libro. Allora, Inclusion Exclusion. Io non sono un grande oratore, però io vorrei parlare un po' dell'esperienza dei lavori che ho messo in mostra lì, no? Per me, quello che riassume non solo tutto il vissuto dal fine 2010 fino alla mostra del Maxi 2015 con il laboratorio e la comunità di Sant'Egidio, è stata questa opera che è un oggetto che è stata messa nella seconda sala, si chiama Mi Wii, dove due parole rovesciate, mi da un lato, io, we dall'altro, noi, diventa l'io diventa noi, il noi diventa mi, rovesciato nell'ombra che si riflette. Per me questo è il concetto di tutto il lavoro fatto con io e un altro dall'inizio. Per me questo è il concetto anche del lavoro che si fa nel tentare di far diventare il mondo, la società, una cosa più umana, più vivibile. In questo stato delle cose, lo stato fa esattamente il contrario. Questi nuovi stati totalitaristi che si stanno conducendo in questi ultimi 10 anni, 5-10 anni. Che succede? C'è una specie di sgretolamento dell'educazione, cultura, valori profondi, una sorta di annichilamento di tutto che è per lo sviluppo dell'essere. Le persone che si indignano, che percepiscono certe cose, sembrano come annebbiate, sembrano come inerti, anestetizzate. È un po' il tema o il sentimento che attraversa tutta la mostra, secondo me. Ci stanno 25 opere, 25 punti di indignazione e di messa a fuoco di una certa realtà. Siamo uniti da questa cosa invisibile. Apriamo la mostra con Borderlands, che sono 3.139 nomi di persone che
sono morte nel cercare di raggiungere l'Italia. È per me è un'opera molto che mi piace molto, perché niente che c'è in questa è reale. Invece di mettere dei morti galleggianti, noi abbiamo messo 3.139 nomi che appaiono e scompaiono come i titoli di coda di un film o di inizio, ma è un titolo di è la coda di un film della loro vita. Borderland, zona di confine, come se fosse il confine tra la morte e la vita, tra il mondo ricco e il mondo povero, tra i sottosviluppati e gli sviluppati, tra le barriere che noi mettiamo davanti a noi, impedendo questo flusso migratorio che è tanto antico quanto la storia dell'uomo, no? La storia dell'uomo è questo flusso, ma adesso noi siamo 7 miliardi e saremo molti di più tra un po'. C'è una paura, forse, una tensione, c'è l'algoritmo che arriva, c'è l'intelligenza artificiale che sostituirà nelle catene di lavoro, di produzione, sostituirà gli esseri umani. E come facciamo? E come sarà? E come sarà questo mondo dove questa maggioranza degli umani che erano prima sfruttati e adesso saranno semplicemente inutilizzati, inutili, un'orda di persone che non servono più a niente, neanche a essere sfruttate? Questo Borderlands è questo lavoro, è un omaggio, è una specie di omaggio a queste persone che molti di loro non hanno neanche avuto la dignità di avere i loro nomi schedato, loro non esistevano già. E il mare di quest'opera, creato da Fabio Acone in una maniera completamente virtuale, neanche questo è reale. Perciò questo parla di queste realtà dove a noi non esistono, non sono reali, ma che giocano con la vita di almeno queste 3 migliaia di persone. La musica di Tiberio Pantimiglio anche non è una musica, è un sordo accompagnamento di una cosa, è un'antimusica, è una contromusica, è una cosa che non esiste, esattamente come sono queste persone. Poi c'è da dire che la cosa importante è trovarmi con queste persone di questo laboratorio che mi è stato dato la grazia di lavorare, trovare con, per esempio, hanno detto: ah, che geniale, tu hai detto a loro di fare le barchette per Borderlands. No, in verità al contrario, l'idea è nata delle barchette. Gli artisti dei laboratori hanno avuto questa idea di fare tante quante le barchette a quanti morti annegati nel Mediterraneo. Poi, passando all'ultima opera, Inclusion Exclusion, noi andiamo da una parte all'altra con le parole d'ordine e le controparole d'ordine dei giorni di oggi, un bombardamento tipo pubblicitario creato in questa video wall che si usano veramente in generale per vendere i prodotti e vendere le immagini dei prodotti. E parliamo di inclusione e esclusione come se stessimo parlando di un prodotto.
Perciò dentro un museo come il Vittoriano, che è la stratificazione della storia umana, della storia dell'Italia, dove è stata costruita sopra un tempio romano, sopra una chiesa medievale e sopra le macerie di una Roma e di una civiltà che è stata la più sviluppata del mondo, noi costruiamo e mettiamo, interpoliamo queste diverse forme di linguaggio e diverse forme di pensiero e di espressione artistica, ma in una maniera dove praticamente abbiamo costruito sì alcune pareti, ma il nostro desiderio era fare in modo che tutte le opere dialogassero anche con questo luogo, che è la nostra dimora, che è Roma, che è il pianeta, che è la nostra civiltà, una civiltà che è stata così alta e che adesso sta andando così in basso, dove non rispetta manco i componenti singoli di questa umanità, di questi abitanti di questo pianeta. Diventa un tutt'uno dialogante e che riesce a toccare nelle corde più profonde di chi passa e vedi e ha un poco da sentire. Ma sarà che le persone sentono oggigiorno? Sarà? Non lo so. Sarà che le persone, questi apatici, anestetizzati, possono uscire di queste condizioni da zombie che sono morti e non hanno ancora capito? In questo frangente, io nel testo che si chiama Zona di Confine, Borderlands, che è proprio la zona di confine, che è la zona di confine non più tra Brasile e Italia, tra il primo mondo e il terzo mondo, tra i poveri e i ricchi, tra la destra e la sinistra. Adesso la zona di confine è semplicemente questa. O siamo inclusivi o siamo esclusivi. Questo è il grande dilemma della nostra contemporaneità. Adesso, con questo libro, con questa... Noi facciamo un punto, un nostro punto per le future generazioni. E vabbè, chiudo con Fernando Sabino, un autore di queste parti del Terzo Mondo, che ha scritto una cosa. Di tutto ciò rimasero tre cose. La certezza che stiamo sempre iniziando, la certezza che dobbiamo continuare e la certezza che saremo interrotti prima di finire. Quindi dobbiamo rendere l'interruzione un nuovo percorso, la caduta un passo di danza, la paura una scala, del sogno un ponte, della ricerca un incontro. Io sono molto grato e molto felice di questo incontro, che la vita è fatta di questi incontri. E spero, prima di interrompere, prima di finire, che noi riusciamo a toccare nei cuori dei cuori più aridi, più duri, più rocciosi di questo pianeta.